Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto. Un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Durante un comizio elettorale in Pennsylvania, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato vittima di un attentato. Alle 18.15 locali, Mentre stava parlando dal palco, Trump è stato colpito all'orecchio da un proiettile, riportando una lieve ferita. Gli agenti dei servizi segreti lo hanno immediatamente messo in sicurezza, mentre Trump alzava il pugno al cielo, ricevendo gli applausi della folla. L'attentatore, identificato come Thomas Matthew Crooks, un ventenne di Bethel Park, Pennsylvania, è stato subito neutralizzato dai cecchini. L'FBI ha confermato la sua identità e alcuni video sui social mostrano il suo corpo esanime sul tetto di un edificio vicino al luogo del comizio. Nell'incidente è rimasto ucciso anche un partecipante al comizio e ci sono almeno altri due feriti. Le reazioni dal mondo politico non si sono fatte attendere, augurando a Trump una pronta guarigione, esprimendo gratitudine per la sua sicurezza e condannando fermamente la violenza. Dopo il tentativo di assassinio, Trump ha scritto sul suo social network, Ora più che mai è importante rimanere uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, restando forti e determinati, senza permettere al male di prevalere. E voi, cosa ne pensate di questo folle gesto? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.